Buongiorno! Stesso viaggio di settimana scorsa col premio! Ciao! Io picchio qualcuno che va in sala. Portati bene, Monica, portati sempre bene con la gente, che tanto sei sicura che gli altri non ti ricambieranno mai in favore. È iniziata così la giornata. È iniziata così, male. Che li chiamiamo colleghi, ma colleghi di cosa? Che come passano ostacolati ti ostacolano? Che colleghi sono? Comunque, stesso giro di settimana scorsa quasi, primo servizio a Caravaggio, secondo a Medone, devo andare a Opera, però è pronto al pomeriggio, quindi non lo potevo fare prima. E tanto l'Ove stamattina era tutta bloccata, era tutta coda, ma anche a venire di qua ho fatto, invece che entrare come l'altra volta, invece che entrare lì all'ho tirato dritto, sono stata sopra la fiera con latte, praticamente sono rientrata a Cornano e così ho evitato tutta la coda, grazie Google. Siccome qua non riesco a beccare l'iso radio che poi intanto invece su Google ti segna dove c'è il rosso, anche se a volte vorrei buttare via sia Google che Flock, perché fra la zuppa e il papagnà. Settimana scorsa Google mi ha messo su una via perché cercavo una ditta nuova e in un altro paese me la dava. Secondo Google in quel paese non c'era né la ditta né la via, invece c'era. Una volta tanto Flock aveva ragione e mi ci ha portato qui. Caro mio Flocky Flock! Tra 300 metri andate a sinistra alla rotonda, terza uscita. Cadere nella brava.
e tutto non so quante volte. Questa è la nostra realtà. Noi siamo gente che rispetta le regole. C'è gente in Italia che rispetta le regole e le persone che rispettano le regole non devono essere insultate. Capito? Cioè non è che se io rispetto le regole sono io idiota. Sei tu che... Ma neanche chi non le rispetta, perché io non vado a dire che uno che non le rispetta è un idiota. Mi dispiace per lui, so che c'è la sua situazione ma non è la mia. Ma io non posso far vedere la sua situazione quando la mia è diversa, ok? Poi l'ho già detto anche altre volte, c'è gente che gli faceva comodo, gli fa ancora comodo fare più ore, fare più viaggi, perché porta a casa un po' più di piccio, ok? E questo non è colpa mia. Sono andati al ribasso, ma non perché a me piacciono i panorami o perché io faccio vedere le vallate e le praterie, non per colpa mia, ok? Io faccio vedere quello che faccio e come me altri colleghi che lavorano bene. Allora a quelli che lavorano bene bisogna dire a chi non gli è, prendete esempio da chi lavora bene, non andate a insultare chi lavora bene dicendo che se uno lavora bene e dice che lavora bene rovina il lavoro di chi sta cercando di far lavorare bene gli altri. Certo, ci capiamo? Così, questo è un video risposta a una persona che io sto cominciando a pensare che sia uno stalker. Perché? Perché io rispetto le regole. Perché dico che io nei miei video dico io rispetto le regole, so che ci sono altre situazioni ma io non le posso dare. Io personalmente non posso andare dal capo di Pippo Pallino a dirgli ascolta, tu i turisti devi fargli rispettare le regole. Io personalmente non posso. Poi se io faccio dei video in cui io dico che io faccio le ore, finisco le ore, mi fermo, non sto dominando niente a nessuno, niente. Faccio semplicemente vedere la mia personale realtà. Il mio canale si chiama Dreamer on the Road. Un'altra parola in inglese, si vede che il signore in inglese non l'ha studiato, vuol dire una sognatrice sulla strada. Perché io ho passato la vita a sognare. E vabbè. Sono un'illusa. Va bene, sarò un'illusa. Ci sono tante cose che non vanno bene, ma non solo nel nostro mestiere. Il lavoro del camionista non è unico, ci sono mille sfaccettature a seconda di cosa trasporti, di che tipo di servizio devi fare, eccetera eccetera. Se fai distribuzione locale fai le ore dalla mattina alla sera, se fai cantiere in zona fai le ore dalla mattina alla sera. C'è anche chi fa cantieri fuori. Il camion lo parcheggiano e c'hanno le casettine dove vanno a dormire. Succede anche quello, non crediate. C'è chi fa la linea lunga. Allora, se io faccio un viaggio che parto dalla Brianza e vado in Svezia, la sera non vado a casa, logicamente. Non dispongo del mio tempo libero, in quel senso lì. Però niente nessuno mi vieta di parcheggiare il camion, scendere e andare al centro commerciale, al ristorante, posso anche andare a dormire in albergo se voglio, posso anche trovare un parcheggio sicuro, dobbiamo trovare un parcheggio sicuro, ma nessuno me lo vieta, di fare. Cioè voglio capire, quelli che facevano i viaggi in Medio Oriente negli anni 70 cosa dovevano fare, dove dovevano dormire, dove dovevano mangiare, non è che erano obbligati a fare quei viaggi, li facevano perché gli piacevano. Perché se tu senti i loro racconti, quelli che ne hanno fatti tanti, è perché nonostante tutti i problemi che avevano, era
quando poi si può fare. Adesso che viaggi non si fanno più. Però hanno aperto la via della seta, eh? 13 giorni di viaggio Italia-Cina, Europa-Cina, non è.